minuto di silenzio a ricordo dell'amico Stefano, uno dei tifosi forse più anziani sulla pista di Forte dei Marmi. Alimak Forte dei Marmi, ricordo, vittorioso sulla pista spagnola per 5-4, ma questo non deve trarre in inganno, sicuramente sarà una partita molto molto difficile. Gila ancora in possesso di pallina, carica il tiro ma si stampa su un avversario, poi finisce a terra, l'arbitro decide che c'è il rigore, la percussione in area. Tutto pronto. Il tiro parato dal portiere. Credo sia il primo rigore che fallisce quest'anno, Alberto. Torna avanti con Gil, il Forte dei Marmi, per Cancella al centro per Orlandi! Orlandi! Triangolo pressoché perfetto! Va indietro Andrew Thomas. Ancora a manovrare per il numero 8, Rodero. Al centro il tiro e il gol. Gran bella azione, il numero 9 Andrew Thomas. Finta poi per Thomas, il tiro dopo l'incursione in area. Passa al lato, poi sbaglia tutto il Forte dei Marmi. Il tiro dalla media distanza, secco dalla media distanza di Triglia, che si porta in vantaggio. Dicevamo che era importante quanto prima andare a segnare. Aveva incrociato tutto il campo. Eh sì, è stato molto bravo a vedere il compagno che si era liberato bene. Fortunatamente l'ha presa male la palla. Eccolo lì! Gol di Verona! Dicevamo che il nostro ragazzo aveva i numeri per entrare in area di rigore. Il passaggio al 22-19 all'11 di Torner sul secondo palo, ed è Verona. È Gila a spazzare l'area, all'indietro per Rodero. Il tiro fermato da Verona, se ne va il Forte dei Marmi, gol di Gil! L'aveva già presa, veramente, il difensore, gliel'ha levata dal bastone. Gran gol dopo un primo e 56 per Rodero. Cerca il giochino in area, cerca di frapporsi Verona. Lo costringe ad uscire, la sera all'indietro per Triglia, il filtrante, il tiro e il gol, questa è ironia della sorte, una gran bella rete del numero 4 Canellas, ma il pareggio di Canellas, filtrante per Gil, il tiro di Gil in caduta, niente di fatto, ma sembrava non ci dovesse punizione. Arrivare, ma la punizione, ed è Gil, non chiede distanza, tira sulle spalle del portiere e lo beffa. Dall'altra parte Soler, Ballestrero, Thomas, il tiro, Stagi, poi sulla spazzata di Stagi c'è Canellas, se non vado errato. Ancora Cancella fra due avversari, c'è da Verona al limite dell'area, si ferma il tiro. Oh, gran gol! Grandissimo! Il gol! Il nostro Verona, veramente un capolavoro! Lascia tutti secchi, fa fuori due avversari e la mette all'angolo. 5-4, 6-48, risultato che poi fu il risultato dell'andata. Ancora il tiro dalla lunghissima distanza, il gol è incredibile, è Ballestrero, ferra al centro dalla propria metà campo dopo un secondo infernale per tutta la squadra rossoblu, che è riuscita a intercettare un tiro da 25 metri. Eh sì, diciamo che questa volta il palo che... quei pali che il Forte dei Marmi ha colpito in gran quantità è stato determinante, perché ha picchiato nel palo ed è entrata in rete la pallina ed è gol. E intanto è Torner, passa qualche secondo in più, per la verità pochissimi.
la sfera recuperata, mi sembrava riuscisse a entrare molto bene nella sì, difesa. Si saltava regolarmente l'avversario diretto. Sappiamo però che Gile è un uomo che anche in fase difensiva veramente intanto lasciato solo, colpevolmente solo. C'è il pareggio dell'Eda, 6-6, veramente fa fuori un avversario. Gila ancora, se ne porta a spasso un altro. Ancora 4 secondi in profondità, cancela. Se Dio lo vuol, finisce 6-6, ma è strasudata questa partita. Il Forte dei Marmi conquista il passaggio del turno grazie a un pareggio. D'accordo con me gli altri giornalisti sul palazzetto è Alessandro Verona che va a ritirare il premio l'uomo del